No, ma sono delle righe, non sono delle... Begin, beh, basta. Questa è una sfida, una challenge. Ebbene sì, oggi mi truccherò solamente con rossetti. Rossetti di tutti i tipi, di tutti i colori. Non so cosa andrò a creare, ma ce la farò. L'idea mi è partita da questi. Sono i rossetti di Gaia senza trucco. Me li ha regalati lei, che gentile. Mi ha fatto anche scegliere. Ho scelto io la tinta 02, 03 e 05. Vi lascio giù nell'info box il sito per andare ad acquistarle. Le ho provate e sono meravigliose. Poi sono bio, ragazzi, quindi non mettete schifezze sulle labbra, solamente cose buone. Bravissima Gaia, mi piacciono tantissimo. Adesso li andremo a vedere per bene. E qui abbiamo lo 02, che è questo Intense Nude. Lo 03, che è questo di qua, Coral Reef, quindi un corallo. E lo 05, che è questo di qua, Enchanted. Oh mio Dio, non lo so mai dire, scusami Gaia. Enchanted Mauve. Vabbè, è uno scioglilingua, Gaia. Molto velocemente vi faccio vedere indossati e poi iniziamo la challenge. Eccolo qua. Questo qui è lo 02. Di solito i nude non mi fanno impazzire, ma questo è bellissimo e mi sta molto bene, direi. Certo, non sono truccata, non ho un make up, però già così va molto bene. 03 Coral Reef, eccolo qui. E ragazzi, è proprio bellissimo e molto estivo. Ci vorrebbe un po' di abbronzatura in più, ma io tipo sono stata una volta al mare quest'anno. Che tristezza, perché sono molto pallida, guardatevi. Cintia, abbronzati. Ed ecco qua Enchanted Move. Enchanted, vabbè, è lui. Lo 05, guardatelo. È molto naturale anche questo, direi. Con un bel make up risalta tantissimo. Adesso sono bianca cadaverica, però mi piace. Ci siamo! Partiamo con la sfida. Ehi, ciao a tutti, io sono Cinzia e oggi mi truccherò solamente con i rossetti! Ma che pazzie faccio! In realtà ho già usato i rossetti per fare altre cose, tipo l'ombretto oppure il blush, ma non ho mai fatto il contouring o l'illuminante, quindi vediamo che cosa ne esce fuori. Partiamo subito! Allora, io, come avete visto dalle immagini che vi metterò anche adesso, ho tantissimi colori qui. Questi della L'Oreal addirittura sono proprio tutti colorati. Sono coloratissimi, c'è anche che colore c'è? Anche il blu, che non penso in realtà userò perché non mi piace il blu negli occhi, però potrei fare qualcosa di particolare. Ho questo però che userò come illuminante, ma ve lo mostrerò dopo, solo che c'ha tipo il mentolo dentro, quindi non so che effetto mi farà alla faccia. Io direi di usare questo per fare il contouring. Guardate, e faccio così. Wow, funziona ragazzi, funziona. Guardate che contouring. No, le macchie. No. Sfuma, sfuma Cinzia. Il contouring ce l'abbiamo. Come base questo, che è un rosa molto 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 chiaro. Base. Wow, è un rosino molto carino. Io vorrei usare questo viola. Oh, mi sento le palpebre però appiccicaticce. Ah, tra un po' devo andare a tipo la riunione condominiale, quindi ci andrò conciata così. Proprio sì, così. Proprio sì. Perché dico proprio sì? Proprio così. Viola. Ai ai ai. Poi vado a mettere questo, che mi pare abbia i brillantini. Oh sì, oh sì. Sì, ma sì che si vede. Quindi, ok, adesso dobbiamo intensificare l'occhio. E io metterei il marrone di prima per intensificare l'occhio. Via. Sono troppo cremosi.
Gliel'ho messo di più. Mi serve uno sfumino. Dai. Begin, basta. Non ho un rossetto nero. Uffa, non posso fare le liner. Possiamo mettere le liner blu. Dai, facciamo le liner blu. Super blu. Momento eyeliner, ragazzi. Sembra quasi nero. Ci sta. Begin Dai, non ci credo. Vado a rimettere questo, magari anche col dito stesso, al centro per riilluminare qui. Aumentiamo. Mi piace. Non si sta capendo più niente qui davanti. In realtà potrei usare quello come illuminante, ma voglio usare questo qui. Secondo me tipo sentirò bruciare. E vado. Guardate quanto illumina. Funziona. Beh, è anche un gloss, quindi direi. Quale blush metto adesso? Mio Dio, lo so. Mi è caduta la sbalmina. Sto scherzando, sto imitando Belen. Non la so imitare. Non ho un mascara però, come faccio? Li pettino e basta? Quelli di senza trucco li userò per le labbra e penso che li mixerò in qualche modo. Sono indecisa. Devo usare un blush. No, la dovrei fare con questa. Pasta paperino con la pipa in bocca. Guarda chi la tocca, l'hai toccata proprio tu. Esci fuori proprio tu. Questo, in realtà forse questo è più adatto. Vabbè, ma Paperino ha detto che questo è il blush che devo usare, quindi andiamo a blushettare. Wow, forse ne ho messo anche troppo. Andiamo a sfumare con lo sfuma. Sfuma è già forse meglio, ma lo devo aggiungere un po' qua. Perché? Quando mi entra una canzone in testa, chi se la finisce più? Guardate la differenza. Funziona. Ok. Wow. Prima magari vado con le dita. E che ho detto? Mettiamolo anche qui. È un po' disomogeneo. Boh, vabbè, ma è normale. Vorrei magari rimettere l'illuminante perché è sparito. Un po' nel naso. E ci siamo. Potrei fare le lentiggini con questo. Questo mi sta salvando la vita. E io ci faccio le lentiggini. Facciamo così. E poi... No! Ma sono delle righe, non sono delle... Ma. Forse così? Faccio così? No! Proviamo con questo. Ma dai! Dovrei usare qualcosa che non so che cosa. Non è giusto. Ma se uso questa forcina. Ok. Certo, sono un po' troppo evidenti. Sono un po' piena. Andiamo a tamponare più che sfumare con questo. Non mi ci vedo. Non mi ci vedo. Va bene, le lascio così. Come mi sembrano? Sono leggere. Adesso andiamo con il rossetto. Lo 05 lo mettiamo sotto. Ah no, Cinzia, non devi toccare. Il secondo mettiamo lo 02 Intense Nude e lo mettiamo sopra. Il tempo che si asciuga, già un po' asciutto, vado a prendere questo qui e lo vado a mettere le sopracciglia, così le riempio un po'. Così abbiamo fatto anche le sopracciglia. Fantastico. E vado a mettere Coral Reef al centro. Mamma che bello. Tutti e tre i rossetti di senza trucco sulle labbra. Ed ecco fatto. Penso di non aver dimenticato niente. L'illuminante c'è, il rossetto c'è, l'ombretto, ho fatto pure la ciglia, le sopracciglia, le ciglia no, manca quello, manca il mascara.
E poi ho fatto anche, mi è caduto tutto, ho fatto anche le lentiggini. Mi piace, mi piace ragazzi, sono riuscita a farlo, ho superato la challenge. Sì, per me sì, poi non lo so, voi ditemi giù nei commenti, mi raccomando. Io adesso vado a togliere tutti questi rossetti da qui. Abbiamo capito che è un trucco carino, si può fare anche con tanti rossetti. Mi raccomando, giù nei commenti voglio la vostra valutazione da 1 a 10 su questo make up. Tudun! Sono un po' pazza, lo so. Comunque, questo è il make up. Forse avrei potuto usare un po' più negli occhi, però ho messo le liner blu, dai. Va bene ragazzi, vi mando un bacio enorme, vivi tantissimo, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando. Siateci e iscriviti al canale se non sei ancora iscritto e seguimi anche su Instagram e TikTok. Ciao. Però che bello.